tempo e dopo c'è il pranzo e poi ci ritroviamo, facciamo 2:15? No, direi di sì. 2:30. Guido Di Massimo. Scusa, 2:30, facciamo un'ora di questa pausa. Sì, ci ricomandiamo. Due e tre quarti. Guido Di Massimo. E due e tre quarti. Sì, sono brevissimo. Ho pensato con la concretezza degli argomenti portati e credo nello sviluppo delle cose. Le cose molto, una cosa importante l'ho detto, l'altra è quella di evitare degli errori. E forse la prima cosa è proprio questa. Stacchiamo dalle storie, la Leopoldina, il PD, il discorso di Berlusconi, il capataccio, queste storie qua. Cerchiamo di capire le cose. Berlusconi non è la causa dei mali, ma è il sintomo dei mali. I guai sono nella società come si è sviluppata, come ci qualcuno ne ha parlato. Non rottamiamo il passato, non facciamo il classismo demografico, questo è un motivo che sono vigioso, lo dico anche da giovane. Evitiamo queste sciocchezze, non si può andare verso il passato prendendo a calci. Verso il futuro prendendo calcio al passato. L'Europa, signori, esisteva, dobbiamo studiare la storia. Nel Medioevo c'era Erasmus, è nato ma il caro diceva Gandhi che era Dante, gli antesignani dell'Erasmus, c'era il Medioevo. L'Europa era molto più mite nel Medioevo che nell'Ottocento che ora. Quindi non guardiamo i cariatidi, ma se non si sa nulla di come è andata l'Europa, di come si è sviluppata, di come è nata l'Italia, della Repubblica Romana, di come è nata la, di come è finita la, di come è venuto il fascismo, del risorgimento, di come poi dalla monarchia si è passati alla Repubblica. Ma noi non sappiamo nulla, sì. Mi sembra che in un certo momento c'è stata la cosa dell'ignoranza. E l'ignoranza ci porta ai danni, a ripetere gli errori e fare gli altri. Questa è una delle raccomandazioni. Quindi stacchiamoci dalle storie per l'usca. Renzi che la sua copia e tante altre cose, lasciamo stare questi legami, evitiamo anche il politicamente corretto che ho visto in qualche mail che andava in giro, andiamo avanti concretamente, ma non rotteniamo il passato, non dimentichiamo da dove veniamo, per quello che siamo ora, la conseguenza di quello che siamo stati ieri. Prego. Grazie. Allora,